amici e benvenuti in questo nuovo video dove vi racconto quello che è stato il mio agosto praticamente tra lavoro e ferie. Sì, alla fine ho pochissimo da raccontare, se non ho qualche pacchetto da aprire, qualche scatola, qualche regalino che mi sono fatto. Come avete visto, stranamente non avevo nulla con cui registrare e quindi vi do un piccolo spoiler. Sì, qui dentro c'è la mia nuova camera, tant'è che ho dovuto utilizzare una C200 dall'ufficio per poter registrare questo video. Il che forse ci prenderò gusto, perché è divertente. Ma prima vediamo che cosa ho fatto prima di oggi, sì, anche perché oggi è il 31 agosto. Questo è il primo giorno che vi racconto e fanno 40 gradi ed è domenica 12, probabilmente il 12 agosto. Dopo tanto caldo ho deciso di andare a mare domani e questo è quello che succede fuori dall'ufficio. Durante tutto questo periodo festivo, dove quindi mi sono rilassato un pochino di più perché ho staccato un pochino dal lavoro, ho finalmente aperto il mio blog. Da oggi potete andare su lucaoletta.com, due anni e mezzo naturalmente, e troverete alla voce blog, perché si apre una pagina con due pulsantoni enormi, uno è il sito web lavorativo, dove c'è scritto work, e invece dall'altro lato ci sarà blog, oppure per raggiungerlo direttamente www.lucaoletta.com/blog. Lì troverete da oggi naturalmente, anzi no, in verità già da qualche settimana, una serie di articoli e di approfondimenti nel mondo naturalmente dell'immagine, del video, della post-produzione, dell'animazione, del 3D, degli effetti visivi, un pochino questo mondo. Saranno articoli adatti sia ai professionisti che agli amatori, quindi faremo anche delle panoramiche generali su dei concetti che non sono sempre parecchio chiari a tutti quanti, e altre volte invece faremo degli approfondimenti per chi è già un professionista o chi vuole migliorare determinate tecniche lavorative, come anche l'organizzazione del proprio lavoro. Quindi insomma parlerò di tante cose su quel blog, oltre che dove ci saranno le recensioni sul canale video, sul canale YouTube, lì troverete una recensione scritta in forma ridotta, o ci saranno dei test approfonditi, ad esempio ci saranno delle immagini di comparazione, insomma faremo delle cose molto molto simpatiche, quindi vi invito ad andargli a dare un'occhiata. Vi ricordo il link www.lucaoletta.com/blog. Sì, le ferie sono finite, quindi mi sono divertito tantissimo con il drone, ho fatto delle belle immagini. Comunque insomma, quello che si fa normalmente quando si fa in ferie, si rilassa e si sperimentano cose nuove. Ma adesso veniamo al dunque, la parte succulenta. Sì, perché qui ho diversi pacchetti e voglio parlarvi di un paio di cose. Allora, prima cosa, ho questa busta che per chi segue me saprà che io faccio tutti i miei acquisti, la maggior parte, tutti gli acquisti praticamente di macchine da fotoema.it, perché sono cari amici e perché sono perfetti, sono funzionali. E ho preso questa macchina che vedete, questa busta da fotoema, ma se qualcuno li segue, segue me, saprà benissimo che all'interno di una busta Fujifilm c'è una Sony A7 III.
Ho fatto un piccolo upgrade della mia attrezzatura, in vista naturalmente di progetti professionali e lavorativi, e quindi ho deciso di passare ad una full frame, e quindi ho preso, non si vede, qua, sì, qui, una Sony A7 III per passare al full frame. Ho preso corpo, e dato che mi conveniva ho preso anche la lente in kit, che non consiglio a tutti quanti, oddio, consiglio a chi comincia, perché alla fine è una lente da plastica, ma dato che mi conveniva avere una lente kit da avere a disposizione per fare delle cose un pochino più pericolose, dove so che posso distruggere una lente buona, e dato che per ora ho pochissime lenti per full frame, cioè soltanto il 50 mm, nel frattempo che mi arrivano le lenti nuove, ho deciso di prendere questa, così da poter comunque usare la macchina e anzi provarla. Un'altra cosa che Fotoema mi ha concesso, ma che potete tranquillamente acquistare separatamente se vi comprate delle macchine Sony, è una card da di estensione di garanzia da 5 anni che gentilmente mi hanno subito attivato sul corpo macchina, perché a me l'hanno regalata, ma era cioè è possibile acquistarla a parte. Vuoi aprire la 7.3? E apriamo la 7.3, togliamo insieme il sigillo anche se si vede poco. Ok, perché ho scelto questa? Non ho atteso le nuove APS-C di casa Canon, di casa Sony, scusatemi, perché dovrebbe uscire questa fantomatica 6700/7000, perché volevo passare al formato full frame. Formato full frame che dà tantissime opportunità differenti in qualità di resa d'immagine, e naturalmente si sfruttano appieno tutte quelle che sono le lenti con la loro versatilità. Vabbè, dentro lo scatolo, ragazzi, io te lo faccio vedere, un po' di manuali. Purtroppo per ora non ho una posizione comoda per fare queste cose, ma presto troveremo un'alternativa. All'interno dello scatolo, cavetteria della corrente, laccio per la camera, e prendiamo direttamente la camera, che è quello, il succo che interessa. La camera l'ho scelta tanto tempo fa, quindi circa 2 mesi fa, quando praticamente è uscita, dopo aver visto dei test, e ad oggi non ricordo neanche le caratteristiche, oltre al fatto che ha un sensore da 24,7 megapixel full frame, ed eccolo qui. Questo è il sensore della camera, è molto grande rispetto alle PSC, perché questa per me è la prima full frame a cui mi approccio praticamente, perché ho sempre avuto camere con la PSC mie, naturalmente poi nel lavoro le ho utilizzate un po' tutte, però per me, per le mie produzioni più piccole e personalmente per la fotografia special modo, è la prima camera full frame che ho, che ho praticamente. All'interno ci dovrebbe essere una batteria, che per ora non tirerò fuori perché tanto alla fine è una batteria. Ora vediamo gli altri pacchetti. Mi ero costato in un pacchetto da Amazon che vado prontamente ad aprire, e io giustamente, già sapendo che compravo la 7.3, ho preso una batteria a patona, che finalmente sono compatibili, ed un caricabatterie. Quindi potevo acquistare da Fotoema lo stesso, ma Amazon è conveniente allo stesso identico modo, quindi anche batteria portata a casa. E poi voglio parlarvi di questo. Opa! Questo scatolo che mi è arrivato stamattina, lo attendevo, e ho trovato questo sito web, praticamente cercando le aste online di materiale stock informatico, che a volte bisogna essere furbi anche quando si fanno gli acquisti. Ho trovato questo sito web che si chiama PubliDiscount, non mi pagano per fare nessuna pubblicità, ma è giusto condividere delle informazioni che possono tornare utili a praticamente chiunque. Ma sta registrando? Sì. E in pratica su questi siti web non esiste solo questo, ma ce ne sono tanti altri, basta cercare acquisti stock in rete, si possono trovare tante piccole... incartato bene, si possono trovare tante offertucce, e io ho vinto un'asta, speso pochi soldi, una ventina di euro, per portarmi a casa uno stock di, vabbè, sapevo che sarebbe la materiale cinesi, di patch in fibra di cavilan, praticamente uno stock che vale intorno ai 100 euro, l'ho portato a casa intorno a 20 euro. Non è una piena necessità ad oggi, ma possono tornare utili. Comunque ogni cavo costa 5 euro, ce ne sono una ventina, ho pagato 20 euro, ho pagato 1 euro l'uno, quindi
è sempre una buona cosa. Insomma, ragazzi, per questo agosto 2018 è tutto. Voi questo video lo vedrete a metà settembre, probabilmente, se non oltre, perché ci sarà qualcuno di voi che arriverà molto dopo. Vi ringrazio per aver visto questo video. Se avete delle domande potete scrivermele qui nei commenti. Se non vi siete ancora iscritti al canale, fatelo, perché ci saranno tante novità per questa nuova stagione che sta per arrivare. Ah, prima che mi dimentico, seguitemi anche su Instagram, perché lì ho un contatto diretto con molti di voi ed è mi è molto più facile seguirvi. Inoltre trovate anche la mia pagina Facebook, dove praticamente posto tutti i link dei contenuti che creo. Piccolo precisazione. Insomma, cos'altro dirvi? Ci vediamo settimana prossima con un nuovo video.